Abbiamo vissuto una vita senza dover fare queste cose, possiamo tornare a questo, ma come facciamo a tornare a questo? Ricominciando a fare le microimprese, le microattività, le attività familiari, l'artigianato locale, creando quello che abbiamo perso. Questo è quello che vuole fare la nazione e che ci stiamo impegnando a fare. Vorrei fare una premessa. Si sente sempre questa parola, si combatte, si lotta, si va contro. Io credo che dobbiamo creare. Non dobbiamo né combattere né andare contro. Vogliamo cercare la verità è dentro di noi, cioè dobbiamo partire da un lavoro interiore per non andare sempre a scontrarci con gli altri. E questo secondo me è fondamentale. Cioè autodeterminarsi, cosa significa? Significa essere autodeterminati, quindi determinati nella propria responsabilità della ricerca interiore. Perché se io non ho una buona ricerca di me stessa, ok, e non conosco abbastanza bene me stessa, non posso approcciarmi con gli altri. Quindi quello che fa il mainstreaming cos'è? È semplicemente creare situazioni di terrore, di paura, in modo tale da destabilizzare quello che siamo noi stessi. Quindi ci portano in situazioni, in momenti diversi, a provare emozioni contrastanti che vanno a destabilizzare qual è la nostra stabilità emotiva. Una volta che noi siamo destabilizzati, loro ci possono pilotare dove vogliono. Quindi chi fa questo percorso di autodeterminazione, per quale motivo lo fa? Perché si è reso conto del potere interiore che ha e della libertà che vuole mettere all'esterno per creare qualcosa di nuovo. Quindi quello che deve fare la nazione veneta e quello che stiamo facendo noi come governo, ma anche come cittadini, è creare il nuovo senza andare a scontrarsi ripetutamente con gli altri. Cioè noi sappiamo che abbiamo rivendicato un territorio ancestrale. Ok, benissimo, ma sappiamo anche che in questo territorio ancestrale ci sono persone che non ci conoscono e che non hanno nessun interesse di staccarsi dal sistema, perché sono nella loro zona di comfort, alcune persone, altre persone invece hanno paura delle ripercussioni da parte del sistema, per cui rimangono sedute lì a guardare. Perché la gente non va più in piazza a lottare per qualcosa? Tante persone non sanno neanche il perché altre vanno a lottare. Altre persone guardano la TV da uno schermo di un bar mentre si fanno l'aperitivo e dicono: ma non è un problema mio, cioè a casa mia sto bene, quindi perché devo andare a pensare alle persone che hanno problemi al di fuori dei miei? Perché ne ho già tanti dei miei, quindi non mi interessano quelli degli altri. Quindi nel momento in cui le persone non sono in grado di fare un'autocritica, di fare un lavoro su se stesse, sono persone che non verranno mai nelle piazze, che non verranno mai a cercare un percorso di cambiamento e che rimarranno sempre sedute sul divano. Quindi io non devo andare a scontrarmi contro queste persone, io devo creare qualcosa di nuovo per le persone che hanno la mia stessa frequenza e che vogliono la creazione. Ecco perché abbiamo messo in moto il nostro ufficio anagrafe, quindi noi abbiamo i nostri passaporti. Abbiamo avuto una risposta anche dal Consiglio europeo che hanno ricevuto i nostri documenti e quindi hanno dato una sorta di consenso alla nostra documentazione, rispondendo alle nostre mail. Abbiamo la nostra motorizzazione, l'ufficio catastale, dove noi annotiamo al catasto italiano che ci siamo ripresi i nostri immobili, le nostre proprietà. Abbiamo la blockchain in collaborazione con la Nazione Sarda che ci permette di avere la nostra moneta e che ci permette quindi di creare le nostre attività che si chiamano società venete autodeterminate, quindi che hanno una tassazione dell'1% fino a 150.000 euro. E queste tasse praticamente vengono pagate in zecchini o in euro alla nazione veneta, permettendoci così di fare altri investimenti, come quelle di aprire le scuole parentali piuttosto che i centri medici olistici. Quindi questo percorso non è un percorso di lotta contro l'istituzione italiana o contro i cittadini che vogliono rimanere nella zona di comfort, è un percorso di creazione. Vogliamo creare un sistema nuovo che sia un sistema sano, che dia opportunità alle persone di creare e di realizzare se stessi attraverso la meritocrazia, attraverso il proprio talento, attraverso la volontà di fare qualcosa di alternativo per se stessi in primis e poi per contribuire alla società in cui dobbiamo vivere. Quindi tutte queste cose che ci fanno vedere, queste guerre pilotate, perché c'è poco da dire, sono tutte cose già pilotate, già scritte, servono solo per distogliere l'attenzione delle persone a qual è il vero lavoro energetico, che è quello che facciamo noi. Se noi siamo collegati a livello energetico con il tutto, creiamo il tutto. Perché le basi sono state fatte in determinati punti? Perché sono punti energetici in cui il male va e si nutre. E più si nutre il male, più può fare del male agli altri. Quindi sta a noi creare dei campi energetici diversi e non lo facciamo sicuramente andando sempre in scontro tra di noi. Quindi io credo che sia fondamentale, e io come
capo di Stato, lo dico spesso comunque al mio team, che prima cosa non dobbiamo avere paura e dobbiamo approcciarsi con gli altri proprio in questo modo. Io quando uso il mio documento e vado in un ufficio, non vado dentro per dire oddio, adesso cosa mi diranno, cavoli, se mi dicono di no. No, perché non sto facendo nulla di sbagliato, non sto facendo nulla di illegale, non sto commettendo nessun reato. È un mio diritto presentare il mio documento e chiedere questo servizio e io con molta sincerità e onestà mi presento all'ufficio e chiedo questo servizio. Potrebbe trovarsi di fronte a me una persona che magari è restia, magari per ignoranza, magari perché è razzista, magari per la giornata storta oppure al mutuo da pagare più alto del mio e gli do fastidio. Ci possono essere mille motivi, ma non sono motivi che mi riguardano i problemi interiori di quella persona. Quello che devo fare io è essere empatica e avere accettazione che le altre persone non sono come me. E quindi nel momento in cui io presento il mio documento, se questa persona è in difficoltà, non faccio altro che con gentilezza spiegare le mie motivazioni. E non ho trovato sinceramente difficoltà né a fare il passaggio di proprietà del veicolo con il mio documento, non ho avuto problemi a fare l'abbonamento del treno con il mio documento, cioè non ho avuto di questi problemi con le persone, perché sta a noi cambiare frequenza quando ci poniamo verso gli altri. E quello che manca secondo me è proprio questo, l'empatia di vedere e di capire le emozioni degli altri, prima di andare sempre in scontro, perché non sono, diciamo, non hanno la nostra comprensione delle cose, perché non fanno magari quello che ci aspettiamo da loro. E quindi credo che la Nazione Veneta debba rappresentare un po' questo, cioè un'alternativa di società per le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo insieme, collaborando. Allora, quello che posso dire io, che è stato fondamentale, diciamo, sì, la creazione della nostra anagrafe per darci un'identità diversa. Ora, non siamo in un'isola, come fortunatamente si trova Roberto, noi siamo in un territorio di confine, un territorio che è sempre stato nella storia, un territorio di confine, fatto di molti dialetti, molte origini diverse, perché alla fine anche a livello culturale il popolo veneto ha varie culture, varie usanze, varie lingue diverse. E questo alle volte porta anche degli scontri tra di noi, no? Nella comprensione dei dialetti, nella comprensione di quello che sono la cultura e le radici. Però nonostante ciò siamo in grado di fare grandi cose perché quello che ci unisce è la voglia di libertà, la voglia di crescere i nostri figli in maniera autonoma, di insegnare ai nostri figli quello che sono le nostre usanze, le nostre radici e non solo, cioè il fatto stesso di poter dire possiamo usufruire di quello che sono le nostre risorse, cioè vedere persone che sono costrette a lavorare fino a 70 anni, perché magari hanno studiato tanto tempo, perché magari hanno cresciuto i figli, non hanno diritto alla pensione o la pensione che gli arrivano 500 euro di pensione mensili. Perché? Per mantenere chi magari è seduto nella poltrona che va in pensione a 40 anni e dà la pensione fino ai nipoti. Cioè ci sono tante ingiustizie che noi vediamo e che portiamo solo come lamentela giornaliera, senza mai fare niente. Adesso la Nazione Veneta può fare qualcosa, può cambiare questa situazione. Anche attraverso la nostra moneta. La nostra moneta è una moneta a credito, cioè una moneta che lo Stato dà ai nostri cittadini per poter fare la spesa, per poter pagare le tasse, per poter contribuire nella società, per poter aprire nuove attività commerciali, per poter pagare la scuola. Quindi già il fatto che i nostri cittadini possono collaborare e dire ok, domani mattina di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un supermercato? Ok, costruiamo il nostro supermercato. Decidiamo noi quali sono le leggi per poter costruire il nostro supermercato, che tipo di prodotti vogliamo avere, chi può produrre questi prodotti tra di noi, chi ha la terra che può coltivare il mais, chi magari ha le galline per le uova, chi magari domani ha la frutta e fa la marmellata. Cioè mettiamoci insieme e creiamo questa comunità come se fossimo una grande famiglia. Ognuno sa fare il suo e non è che può entrare solo chi è della Nazione Veneta. Può entrare chi ha il sangue umano vivo che pulsa e che vuole mettersi in gioco, che vuole costruire qualcosa di bello, che vuole collaborare per la creazione di qualcosa che vada bene a tutti. Se domani c'è la necessità di aprire una scuola parentale, siamo tutti insegnanti, perché tutti quanti noi abbiamo delle esperienze, tutti quanti noi abbiamo delle attitudini, tutti quanti noi abbiamo delle passioni e abbiamo qualcosa da insegnare, per cui non è che ci vuole un insegnante perché lo dice un cartello appeso al muro, perché abbiamo una laurea, no, lo dice la nostra conoscenza, l'opportunità e la volontà di poter trasmettere agli altri quello che noi sappiamo. Tutto questo è conoscenza e la scuola deve essere conoscenza e i nostri figli devono avere l'opportunità di attingere a tutto quello che sono le conoscenze. Prima parlavamo di quello che è, quello che ci viene detto, che non sappiamo mai qual è la verità.
ma la moneta ha sempre due facce. Quindi come vivo io una situazione di pericolo, magari la persona che mi causa il pericolo non la vive alla stessa maniera. Per cui quando siamo noi a essere insegnanti delle nostre esperienze, i bambini, gli adulti stessi possono capire e interpretare le cose con tutte e due le versioni dei fatti. E la nostra scuola è questo, una rappresentanza di quello che siamo noi, cittadini, noi popolo, che portiamo a conoscenza quello che è la nostra cultura ai nostri bambini. E questo diventa le nostre scuole parentali. Stessa cosa l'esperienza stessa che possiamo fare quando apriamo un'attività commerciale o un'attività di artigianato. Cioè, perché possiamo essere forti sul territorio? Possiamo essere forti nel territorio quando non siamo più schiavi di un sistema che ci costringe a lavorare 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana, con 4 settimane di ferie forse. No, non è questo il lavoro. Il lavoro deve essere qualcosa che facciamo con passione, che ci dia la possibilità di trasmettere qualcosa di buono, sì che ci dia i soldi per mangiare, ma non deve essere una schiavitù. Deve essere qualcosa che facciamo perché il compenso che ci viene dato è tale che ci dà porto orgoglio andare a lavorare. E questo è stato tolto, non c'è più. Quelli che avevano prima le imprese familiari sono stati costretti a chiudere perché non riuscivano più a pagare le bollette, non riuscivano più a pagare i fornitori, non guadagnavano più abbastanza per dire ne vale la pena. E quello che vogliamo fare noi come popolo, come nazione, è riportare tutto questo. Cioè le attività familiari che la sera ti siedi a tavola e ti metti a mangiare tutti insieme. Non servono i centri commerciali aperti fino alle 8:30 o la domenica fino a tardi o nelle festività, perché quei momenti lì possiamo stare in famiglia. Abbiamo vissuto una vita senza dover fare queste cose, possiamo tornare a questo, ma come facciamo a tornare a questo? Ricominciando a fare le microimprese, le microattività, le attività familiari, l'artigianato locale, cominciando a non fare solo l'import-export, ma creando quello che abbiamo perso. Questo è quello che vuole fare la nazione e che ci stiamo impegnando a fare. Allora, il mio territorio è rappresentato dalla nazione veneta, quindi diciamo la regione del Friuli Venezia Giulia, la parte che riguarda il Veneto, una parte di Lombardia e dell'Alto Adige. La nazione veneta è stata rivendicata il 27 di maggio come territorio ancestrale del popolo veneto ed è nata con le elezioni praticamente del Doge. Quindi siamo stato da poco tempo. Però ci stiamo impegnando come cittadini a dare tutti i servizi possibili al nostro popolo o comunque ai cittadini che hanno aderito alla nostra nazione. Io sono stata eletta come capo di Stato, sono una mamma di 4 ragazzi, uno di 22, uno di 16, uno di 15 e mio figlio più piccolo che ne fa fra poco 10. Abito in Friuli Venezia Giulia, però sono di origine venete, di Cavanella. Sono una massaggiatrice, quindi ho il mio studio di massaggi, però faccio tantissime altre cose. Infatti abbiamo aperto da poco un piccolo negozio dove produciamo birra, marmellate, saponi, tutti i prodotti artigianali per i nostri cittadini, dove far girare la nostra moneta che è lo zecchino. Sono una scrittrice di favole per bambini, che faccio per gli enti che hanno bisogno di raccogliere fondi, quindi senza scopo di lucro, ma per aiutare appunto gli enti che magari si occupano, come è stato il Crodi Aviano, piuttosto che l'ospedale pediatrico di San Vito o l'associazione Ictus, eccetera. Sono un amante degli animali, mi piacciono tantissimo, e pratico esoterismo, o meglio, non proprio esoterismo, è una cosa un po' diversa, ma ne parleremo probabilmente in un'altra puntata. Sono super contenta di essere una pecora nera, una mosca bianca, una pazza squilibrata, una risvegliata. Sono contenta di essere ciò che sono e di aver avuto la possibilità di vedere quello che gli altri non vedono. Quindi sono orgogliosa di quello che sono riuscita a fare e che continuerò a fare nella vita. E questo non mi dirà mai nessuno il contrario, perché sono convinta delle mie convinzioni. Allora, la Nazione Veneta potete trovarla sul sito www.nazioneveneta.eu. Abbiamo anche il nostro canale Telegram, sempre Nazione Veneta, quindi trovate le informazioni, trovate tutti i documenti nelle varie sezioni, nelle varie pagine dei vari uffici. E per quanto riguarda il percorso, è un percorso semplice, comunque il mio numero è a disposizione praticamente di tutti, quindi quando trovate nel canale c'è sia la mail che il numero del Presidente della Nazione, quindi io vi rispondo immediatamente o comunque mal che vada entro 24 ore. E quello che vi dico è che credo sia fondamentale per chi entra nella Nazione Veneta è questo: siamo tutti utili e tutti indispensabili e unici nel nostro genere. Per cui se non avete questa convinzione, la Nazione Veneta non fa per voi.
Quindi dovete imparare a credere in voi stessi. E allora la Nazione Veneta la vedrete come una casa. E questo è tutto da parte della Nazione Veneta.